Specialisti T, ciao a tutti! Siamo finalmente ad un punto di svolta nella creazione del nostro laboratorio ibrido che, di ibrido fino a qui, aveva avuto ben poco, dato che avevamo creato una foresta Active Directory e installato una Certification Authority, quindi, a voler vedere, tutte componenti on-premises. Oggi prepariamo il nostro ambiente per l'installazione, la configurazione e l'attivazione di EntraConnect. Ebbene sì, finalmente ibridiamo il nostro ambiente sincronizzando l'identità con EntraID. Anche in questo caso si potrebbero aprire diversi ed infiniti capitoli su come progettare e mettere in piedi una strategia di sincronizzazione con EntraID. Vediamo insieme quali sono le principali sfide decisionali e di design. 1. La modalità di sincronizzazione. Microsoft da tempo sta iniziando a spingere con più forza quella che si chiama Cloud Sync, in luogo della Connect Sync, ovvero quella a cui siamo più abituati col server EntraConnect o, per i più nostalgici, Azure AD Connect. Che cos'è Cloud Sync? Un metodo più leggero, passatemi il termine, di sincronizzare l'identità tra AD ed Entra, basato su un agente. È molto utile in situazioni specifiche, come ad esempio una topologia a più foreste, dove in realtà le foreste sono disconnesse tra di loro. C'è poi la nostra classica Connect Sync. Come scegliere tra Connect Sync e Cloud Sync? Al di là del caso specifico delle foreste disconnesse che vi nominavo poco fa, per approfondire l'argomento vi lascio un bellissimo link qui sotto in descrizione, come sempre. 2. Topologia delle directory e dei tenant. Quante foreste di Active Directory avete bisogno di sincronizzare? Gli utenti, in caso di ambiente multiforesta, sono rappresentati più volte all'interno delle varie foreste? Oppure avete necessità di sincronizzare su più tenant? Bisogna insomma pianificare, progettare e preparare con cura il tutto per evitare di incorrere in situazioni non supportate e che potrebbero mettere a rischio la consistenza della sincronizzazione. Anche in questo caso vi lascio un bellissimo e chiarissimo documento sulle topologie supportate di EntraConnect che vi aiuterà molto in questa fase di progettazione, che sicuramente è tra le più delicate. 3. Ultima ma non ultima, l'architettura di autenticazione ibrida. Che si fa? Sincronizziamo le password con Password Edge Sync? Installiamo invece una DFS per fare in modo che tutte le autenticazioni avvengano comunque su Active Directory on-prem? Oppure, sempre nel caso in cui vogliamo mantenere il punto di arrivo delle autenticazioni sulla nostra Active Directory on-premises, mettiamo in piedi la pass-through authentication con qualche agente installato qua e là sui server on-prem? Ci sono diverse possibilità. Partiamo dal presupposto che ADFS personalmente lo scarterei a priori, dato che Microsoft stessa ormai, da anni, ha messo a disposizione tonnellate di strumenti e sta portando avanti imponenti campagne di workshop, comunicazioni, eccetera, eccetera, volte a far passare il concetto che ADFS è ora di dismetterlo. Ci rimangono a disposizione Password Edge Sync e Pass-Through Authentication, quindi PSH e PTA. Vi lascio qui sotto, come sempre in descrizione, un altro bel documento che contiene un diagramma di flusso decisionale che vi aiuterà a scegliere la modalità di autenticazione ibrida ideale rispetto al vostro ambiente e ai vostri obiettivi. Fatta questa introduzione, torniamo a noi. Io che cosa ho scelto per il nostro laboratorio? Vediamolo punto per punto rispetto alle decisioni chiave di cui vi ho parlato poco fa. 1. Modalità di sincronizzazione. Ho scelto EntraConnect Sync perché il mio scopo è testare un tipo di ambiente il più vicino possibile a quello che si può trovare là fuori nel mondo reale, diciamo così, dove la stragrande maggioranza delle installazioni e delle realtà è basata su EntraConnect. 2. Topologia. Qui in realtà c'è molto poco da scegliere perché il nostro laboratorio è basato su un solo tenant e una foresta monodominio. 3. Architettura di autenticazione ibrida. Voglio cercare di abilitare uno scenario il più possibile orientato verso il cloud in modo che io possa più facilmente implementare tutte le azioni evolutive, diciamo così, che mi possono aiutare a ridurre la dipendenza da Active Directory nel futuro. Quindi la scelta, per quanto mi riguarda, è Password Edge Sync. Perfetto, smarcate le principali decisioni di design, ora è tutto apparecchiato, iniziamo a sporcarci le mani. Io in realtà ho già un mio dominio personalizzato e pubblico, verificato e configurato sul tenant. Non ho documentato questa parte perché banalmente non avevo preso i video quando l'avevo fatto, ma
Se volete i dettagli anche di questa parte, quindi della verifica del dominio, vi lascio qui sotto il link ad una guida scritta dall'amico Nicola Ferrini di ictpower.it. Mi raccomando, seguite la community ictpower.it e Nicola Ferrini, perché scrive delle guide pazzesche. Perfetto, allora iniziamo ora a preparare davvero la nostra IT Directory aggiungendo il nostro dominio personalizzato tra i possibili suffissi utilizzabili nello user principal name dell'utente. Ok, ora dobbiamo fare in modo che tutti gli utenti che vogliamo sincronizzare abbiano come VPN il nostro dominio personalizzato rootable e soprattutto che sia tutto in ordine, diciamo così, anche dal punto di vista di caratteri speciali, altri attributi, eccetera, eccetera. Vi ricordo che come FQDN del nostro dominio on-premises abbiamo scelto itspecialist.local, ovvero un dominio non rootable. Quindi, se noi avessimo degli utenti che come VPN stanno usando itspecialist.local, come facciamo? E se invece qualcuno avesse nello username, ad esempio, caratteri speciali non supportati da Intraconnect, come si fa? Dovremmo quindi scovare quali sono questi utenti e fare una bella bonifica. Dobbiamo farlo a mano? No. Per scovarli possiamo chiedere aiuto a IDFIX, un tool gratuito rilasciato da Microsoft che, fatta una query in Active Directory, scoverà per noi tutte le situazioni non conformi rispetto ad una corretta sincronizzazione di Active Directory con Entra. Per scaricarlo e per approfondire i dettagli di configurazione, di funzionamento e i vari codici di errore, vi lascio il link qui sotto. Ora però installiamolo e vediamolo in azione nel trovare utenti con VPN non rootable e utenti con, ad esempio, caratteri speciali non supportati in fase di sincronizzazione. Peccati, ora intraprendiamo le dovute azioni correttive e rifacciamo una query per verificare di avere effettivamente corretto tutto. Perfetto, abbiamo bonificato tutto. Ovviamente io ho fatto in maniera manuale perché erano solo due oggetti, ma in un ambiente di produzione e in particolare per correggere gli VPN, la soluzione migliore se avete tanti utenti è quella di scriptare il tutto con PowerShell. Andiamo avanti e ora siamo pronti finalmente per installare Intraconnect. Facciamo partire il setup e configuriamolo personalizzando le opzioni in base alle decisioni prese poco fa. Oltre alle configurazioni derivate dalle decisioni di design, come vedrete, ho impostato anche altri settaggi, ve li anticipo qui. Ho configurato il single sign-on, anche se in teoria non dovrebbe servirci, ma non si sa mai. Ho lasciato poi che fosse Intraconnect a creare l'utenza di servizio che effettuerà la sincronizzazione. In questo modo si occupa Intraconnect di crearla a permessi minimi e non ci dobbiamo preoccupare di gestirne le credenziali. Ho configurato come scope di sincronizzazione solo alcune organizational unit perché non voglio in nessun modo portarmi in cloud oggetti inutili o, orrore, sincronizzare le utenze e i gruppi privilegiati. Non fatelo, non fatelo, perché sennò non rispondo di me, eh? Perfetto, ho configurato il password writeback che ci sarà molto utile quando implementeremo il self-service password reset. Infine ho scelto come ancora o immutable ID
l'attributo MSDS Consistency GUID. È questa la scelta migliore che consiglio anche in ambienti di produzione e, se usate ancora come ancora l'Object GUID, valuterei un'azione evolutiva in questo senso nel vostro ambiente, soprattutto se multiforesta. Perfetto, vediamo finalmente il setup. Montage. Finito! Prima di concludere, verifichiamo solo che la sync abbia avuto successo. Perfetto, ci siamo. Tutto sincronizzato. Come avete visto durante l'esecuzione del wizard, è stato tutto molto semplice e veloce, ma solo ed esclusivamente perché abbiamo dedicato le giuste forze, la giusta attenzione e il giusto tempo alla fase di pianificazione e design. Se si approccia a questa prima fase correttamente, tutto viene più semplice, veloce e naturale. Non sottovalutate mai questa fase e lottate per dedicarci la giusta attenzione. Oggi video tosto, quindi per voi doppio ringraziamento per essere sopravvissuti ed essere arrivati fino a qui con me che parlo a vanvera, dico cose bla 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 bla. Se vi è piaciuto e vi piace questo tipo di contenuti, iscrivetevi al mio canale YouTube. A voi non costa nulla, solo un click, ma per me fa molta differenza ed è molto importante. Per tutti gli altri aggiornamenti vi aspetto su LinkedIn e sul mio blog itspecialist.cloud. Alla prossima, vi aspetto mitici.